Ne minore 3. Mi sta prendendo dubbio che non senti sapori. Ho preso del sale apposta. No, lo sento, lo sento. Boh, lo sento ma poco, holy shit. Pavernick, 4 mesi di Twitch Prime, grazie del supporto e benvenuto le canicane, bro. Bella, mate, grazie del supporto. BG. Ah, sono il dolce e l'amaro, i sapori che non dovresti percepire. C'è qualcosa di amaro a casa, mamma? Mamma! Grazie mille, Pave. E grazie mille, Mark dell'host. E l'Arish. Mamma! C'è qualcosa di amaro in casa? Ciao, cane. Di amaro. Dammi un po'. Meno di un tocco. L'Arish, grazie mille, il 4 mesi. Ciao, bro. Grazie mille, il 4 mesi. Metti il benvenuto. Ah, coglione. Nelle cagne di cane. Lui c'ha la doppia V. Tagliami un tocco, mamma. Un sesto. Ehi, hey, early game non è buono sto matchup. Diga, grazie per il sub e benvenuto nelle cagne di cane. Bella morta sta a stream. Ma bella morta che? Ah, Ryder, ma che cazzo dici? Grazie mille, mate. 18esimo mese, nuovi sul canale, benvenuto nei candy cane, bro. Il game è normale perdere contro Camille, as Jax. I primi due livelli è fortissimo. Insomma. Non riesco a riconoscere se sento il sapore o meno, ma è possibile, mi sto facendo condizionare. No, lo sento, lo sento. Ma lo sento di meno rispetto alle altre volte, mannaggia la puttana. Vabbè, ora mi sto condizionando. Boh. Mo gli faccio un bel bocchino a Camille, però non posso fare niente là. Non potevo andarci. Troppi CS qua. Ok, e grazie mille, certo, a Pucco. Certo, mi ricordo come si gioca, solo che non potevo andare là. Avevo troppi sesso sotto torre. Però si sì, sono un po'. Perché fa sti test? Per vedere se c'ho il corona. Però, io dubito fortemente di averlo, perché non sono veramente stato a contatto con nessuno. Però, still, non si può dire di no. Ha portato via parecchio tempo, Camille non ha flash. Builder Runet King. Sì, credo sia ok. Non ho troppo d'attacker loro in realtà. Però Salas fa qualche danno d'attack pure. Runet King contro Camille mi dà uno sprint assurdo. E posso regalare pure con la Pink Shatter. Se non avessi fatto sto CS. Vabbè. No, no, lo so, Cece, però aggiungi questo, aggiungi la febbre. Capito? Sono più sintomi messi insieme, ma che fanno in dubbio. Però ho detto, magari adesso mi sto solo, però mi sto solo condizionando. Perché effettivamente non sento il sapore. Cioè, non è che non lo sento, ma lo sento molto di meno rispetto a quello che lo sento di solito. Cioè, a me l'amaro mi schizza in gola. Lo sento subito. Ok, torniamo top senza rippare. Bello. Vai qua, vai qua, vai qua, bro, vai qua, c'è Lucian qui. Oddio. Gucci. Avranno come un'influenza, ma in realtà già mi è passato. In realtà mi è già passata la febbre, devo solo rimisurarla.
Ieri avevo 38 e mezzo, mistero. Ho iniziato a 36 e 7, andavo a 37 e 4 e poi 38 e 4. Ieri sera. Ma va. La 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 la. For red, balls in your head. Qua la devo frizzare, è troppo good. Kill un altro ranged. Anch'io ho il TP, quindi regalerò, faccio bridge water. Bello nel chilling. Allora, spiego la board qua, non aveva il flash. Free. Più che altro devo mettere la pink. Diga, grazie per il sub e benvenuto alle Gagne di Cane. Mi sono lasciato dopo 5 anni e non ho nemmeno capito il motivo. What? What? Federico, ma veramente? Ma sto sentendo le parole di coppie che si lasciano e non sanno neanche il perché loro. Ottavo mese mette grazie mille supporto e benvenuto cani cane. Bro, mi dispiace, quanti anni hai, Fende? Quando vuoi frizzare dipende in che momento, Gargans. In questo momento i minion erano tantissimi, quindi semplicemente faccio sì che minion miei meno minion, cioè minion suoi meno minion miei uguale 2. Uguale 2. Però non devono essere due ranged. Va bene che siano un minion ranged o due melee, ma non due ranged, semplicemente. Ciao Ami. Ellie, grazie mille dell'host. Io dopo 8 anni di relazione mi chiedo ancora perché sono fidanzato. Perché sei un fallito. Ti rispondo io. Ma lol, ragazzi. Federico ha risposto, non ho letto. Senza flame, Micnot, eh. Sì, Alfred, va bene. L'importante è che lasci sempre la wave su per giù in mezzo. E non troppo in basso o troppo in alto. Sempre in mezzo. Dobbiamo stare attenti a un gank adesso in uno. Che è bot. Lei non ha il TP, quindi a me non importa. Vedete, un minion mini in più. E cioè due range di più. Allora, in questo caso due range di più vanno bene perché c'è la mia wave che li contrasta, ok? Perché c'è la mia wave. È strano da fare sto discorso. Però se hai la wave puoi giocare in una maniera diversa. Se non c'era devi giocare in un'altra maniera. Quando devi tankarti minion per farli poi sfronteggiare contro la tua wave, è più importante ci sia almeno un melee. O due melee vanno bene. Tipo adesso a me va bene pure avere che loro abbiano 6 minion in più. Nel senso, è ok. Steel comunque lascio un numero abbastanza corto. E muore, pusha perché questo minion non è morto prima che finisce la wave. Quindi muore, pusha la sua. Cioè la mia verso la loro. Però ok. I ranged fanno più danno dei melee. Quindi istinto io non ho mai costato. 24 anni, un altro uomo non credo. È sempre stato un po' instabile mentalmente, ma l'avevo lo stesso. Madonna, da 19 anni che era pensato. L'ho trollata io. MB there. Chi l'ha presa la kill? Uno. Buono. MB. My bad. Madonna, Fende, mi spiace tantissimo. Demential 995 con il quarto mese di Twitch Prime. Grazie mille, Demential. Ribenvenuto nelle cani cane, bro. Madonna, che danni fanno. Ribenvenuto nelle cani cane, Demential. Grazie mille del supporto. Madonna, meno 5 su 5 anni sono tantissimi. Le shit. Un quarto della tua vita, vai. Un quinto. No. Mettiamo la lei? Oh, magari effettivamente potrebbe avere un altro perché se in 5 anni tu dici che è sempre stata strana, non ti ha mai mollato, magari ti ha mollato quando... C'è un paragone, che non mi ricordo chi faceva questo paragone, che... Hai presente le scimmie con le liane? Una scimmia lascia una liana solo quando c'è un'altra liana che può prendere. Finché non c'è un'altra liana, quella scimmia rimarrà sempre su quella liana. Quindi magari potresti usare questo paragone con il tuo caso. Tu sei una scimmia. Tua madre è una troia. No, no, scusami. Scherzavo. Cosa c'entrano le scimmie? Era di spiegare che la donna, finché non ha un'altra liana, magari non lascia quella in cui sta. Ma non può essere a diagonale, mate. È un'offesa personale quella, capisci? Ho 20 anni ancora non ho capito la differenza.
Va bene, va bene. C'era Nunu, ma ho attaccato l'autore per primo, quindi XD. E Nunu top. Dato di Tabby. Stasia svegliati. Non sono paragoni, stai dicendo che le donne sono scime. No, quello che sto dicendo era un paragone per dire che magari una ragazza, anche se sta insieme da 5 anni, non ti lascia finché non ha la sicurezza di avere un altro ragazzo. Questo vale anche per i ragazzi, magari non ti lasciano finché non hanno un'altra ragazza. Però non puoi non dire che sicuramente non è nuovo, perché per 5 anni è sempre stata strana. Magari in questi 5 anni non ha mai trovato qualcun altro e quindi non ha mai avuto il coraggio di lasciarti. Ma mica deve essere per forza così, eh. Sto dicendo però di non escluderlo al 100%. Le due clip sono tra le più divertenti. Allora, perché non mi hai fatto il sub? Belle cane. A pezzo le... Ciao cane, ciao Emanuele. Oissela con il terzo mese di Twitch Prime. Oissela, grazie mille, mette terzo mese, nuovo badge sul canale. Grazie mille del supporto e ribenvenuto nelle cagne di cane, bro. Grazie mille, Oissela. E dopo Oissela, siplo con un anno. Figo figata, 12 mesi, figato mare. Grazie mille Sipuli con questi 12 mesi, benvenuto alle cagne di cane, bro. Un anno, nuovo badge e si vuole nelle cagne di cane. Magari non un'aliena ma un gorilla. Magari potrebbe essere un po' più accentuato. Lol. Dipende cane, dipende dalla personalità. Sì sì, ovviamente dipende, non è tutta l'erba un fascio, assolutamente. Però è strano che se dopo 5 anni una relazione finisce così di punto in bianco, senza che tu te ne sia accorto, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché se tu vedi che la tua ragazza comunque pensa di meno a te, te ne accorgi. O meno che forse se non ti importa neanche troppo più di lei, non te ne accorgi neanche tu. Magari quindi lei ha trascurato te, tu hai trascurato lei e poi via. Corna go go. Però ecco, sempre meglio parlarne dei problemi. Grazie mille Manu G con 96 con il sesto mese di Twitch Prime. Manu, grazie mille, il sesto mese, ribenvenuto nelle cagne di cane, bro. No, non c'ho le app. Fanculo. Sera si è fatto un bel po' di danni. Lucian Flash. Ho trollato, vedo killa Lucian prima. Però è fine. Ho già un po' male. Credo che andrò di Mercury però sta partita. Ecco, non ha troppi danni ancora. Quindi è fine. Hanno saltato più TP. Ok, ok. Io ho scoperto che la mia ragazza mi ha rubato i soldi. Che strano, sono di qua 10 anni. Wow. Da tanti anni e anni tendi a dare le cose per scontate, ma spesso non è così, vero? Un po' come te vale, esattamente. La routine uccide le coppie. Ma tutto, la routine uccide tutto. Non solo le coppie, uccide il tuo stile di vita, uccide la tua voglia di essere felice, uccide la... Tutto. La routine non è... Cioè, la routine è... Cioè, che pigna che gli ho tirato. Non ho bozzato, quindi voglio pushare e fare pressione qua nel caso di varie Camilla. In cerca di una nuova preda. Arrivano un topside. Ho fatto un bel po' di danni alle torri. Lei non ha misplayato, quindi ok. Fanno kill bot. Double kill. Okay. C'è uno topside, regallo. Non voglio rischiare di morire un'altra volta, perché due gank di uno sono morto entrambe le volte, quindi direi di basta così. Ma come si toglie sta emote del capitano di merda, voglio quella del bet leader. Non credo tu possa. Il mio giorno in un negozio a fare shopping, vado alla cassa a pagare, la commessa mi fa carto banco, ma ti ho banco, ma trai, appoggialo pure. Ed eccomi qua davanti a lei, signor giudice. Mi ha espressamente detto. Ogni volta che ridi ad una battuta ho la paura di un possibile ban. Ma come ban? No, ma va.
Pusciamo. Vabbè, Pucco la riavrai appena partirà un'altra rincorsa al train. È interessante magari prendere Fuse Blood Tower. Ho trollato qua, potevo prendere entrambi. Vabbè. Se qua dovesse venire Camille, prendo la torre e poi chiudo pure lei. Non ci voglio credere. Non ho restato l'attacco. Ok, va bene. Lei aveva il Phage, quindi voleva un po' di più. Prenderò la Shin piuttosto che il Phage, visto con la Runet King. Ecco. Quanto manca il drago? 1:30, hanno due draghi loro. Per il drago voglio stare... Il problema è che hanno un casino di obiettivi loro. Il nostro jungler 0-2-1, un po'... Oh, Camille può prendere buratore doppio e prendo Tormid. Per me è worth. Ma vicino della torre che prendi l'aftershock. Non posso fare più di questo. Pingati di andare via 3 ore e poi tu rimani. Vabbè. Andiamo dopo, usciamo sta wave, ricaliamo, abbiamo TP up per il drago. Abbiamo anche una daga, oltre al phage. Quindi. Due piccioni con una fava. Due piccioni con una fava. Gli posso pure tippare dietro a questi. È so good, actually. Di Camilla. Vai, vai, il nostro. Finiamo sto drago, fanculo, pritacelo al drago. Fare lei era troppo mainstream. Good. Veramente un ottimo DP. Abbiamo flankato, abbiamo killato subito Silas, che è enorme. Infatti servirà assolutamente buildare un po' di riduzioni cure. E potrei farlo buildando Bramble Vest in realtà, piuttosto che Executioner, visto che almeno così lo diramo un po' su tutti. Infatti farò Bramble, che è pure buona contro uno. A prendere la laurea in casa proprio dimostra che è il cazzo piccolo. Change my mind. Ma allora, ieri ho visto un post che diceva queste cose. Le persone che discutono di un'idea sono dei geni. Le persone che discutono di un evento sono persone normali. Le persone che discutono di altre persone sono persone stupide. Poi a me è venuta l'illuminazione, ho detto: e invece a chi pensa ai cazzi suoi e pensa semplicemente che ognuno fa quello che gli piace nella vita, cos'è?
ragazzi. Perché tutti una volta almeno abbiamo parlato di qualcuno che non era lì. Ma non per forza male, eh. Un coglione. Uno più stupido degli stupidi. Questo pesso. Ma cane, in cosa è laureato? Ingegneria? Niente, io ho il diploma. Istituto tecnico industriale. Informatica. Dark Soldier con 19 mesi di Twitch Prime. Grazie mille, Soldier, 19 mesi, benvenuto alle Cagne di Cane, bro. Grazie mille del supporto. E Alpaca Ubriaco con il 20° mese. Alpaca, grazie infine del 20° mese e ribenvenuto alle Cagne di Cane. Altri 4 mesi e 2 anni, un nuovo beige. Minchia, quando parlo con troppa euforia mi fa male la testa. Ok, questo è Bar, non arrivo, bravi teammates. Ma continuo a pushare. Non servo neanche io per far nascere. Mi ha appena dato dello stupido. No. No, era solo perché ho visto questo post, no? A parte io parto dal presupposto che chi fa questi post è ritardato. No, ritardato, però crede che lui parla di idee. Allora, quando dice questo post, va a dire, io parlo di idee. Però, anche questa persona è così. Volevo solo discuterne con voi. Cioè, a me, i post che mi piacciono, è tipo quelli che ha messo oggi Rume sul gruppo di Telegram. L'avete visto? Non l'avete visto? Ve lo faccio vedere subito io. No, ve lo faccio vedere, ve lo fa vedere il cane il post. Dopo ve lo faccio, ragazzi, chillatevi, ve lo faccio vedere io. Dai, che non torna su. I got it. Me lo porto con me nella tomba questo figlio di puttana. Ok, adesso cerco di farvelo vedere. Ah, quello, sì. Quello è un post che a me piace. Adesso lo faccio vedere. Ma innanzitutto, giocate da Among Us? Questa è la domanda principale. Bella cane son, contento che sei tornato, cuore. mi ha schiamato Jinky. Allora, conoscete Among Us? Ok. Allora. Ok, ve l'ho preparato, appena finisce il game ve lo faccio vedere. Nelly Drille con il 5° mese di Twitch Prime. La cane, sono contento di essere tornato, cuore. Bro, grazie mille del supporto e benvenuto alle Cagne di Cane. Grazie infinite per l'appoggio e per il fatto che io ti sia mancato. Oltre a ciò, ragazzi, vorrei dirvi che sono tornato a streamare non perché voglio far salire le mie finanze economiche, ma perché ho visto Paolo con 2700 sub e questa cosa mi ha fatto male. Quindi sono tornato a streamare. Streamerò 12 ore al giorno per levare tutti i sub a Paolo. Questo sarà il mio obiettivo. Come vi ho detto già un tempo, Io non arrivo primo perché sono bravo. Io arrivo primo perché voglio vedere la faccia del secondo che ha perso. Vivo della tristezza degli altri io. Sto memando, ragazzi, sto memando. Che schifo di persona che sei. Ma sei tu che perdi? Ma dove? Io vinco. Sempre. Chi fa il suo polo è un fallito. Ecco, questo mi sembra un po' esagerato. Tipo top. Cercami l'app, ma non mi può fa nulla.
cerco di arrivare. E up Lucian. Ah, got it top, nice, nice. Inibitor top preso, veramente buono. Diga, lasciatemi il sub e benvenuto alle cagne di cani. Marco Dio. Goddard, grazie mille Lost, mate. Mi fate una shoutout a God, per favore. Come stai? Grazie mille Marco Dio, con tier 1, 9 mesi, bot pezzi di merda, sempre e solo. Grazie mille 9 mesi, mate, benvenuto alle cagne di cani, bro, grazie mille il supporto. Ah, GG. Vai, usciate. Gucci. Ho resistato l'autoattacco qua, non era per la scena. Bella Rico. Mi hanno cariato, eh sì. No! Per l'amor di Dio! Oh, figlio di puttana. Ha preso pure casa la kill. Oh! Che danni. Mamma mia, in Italia continuano 12 mesi. Ci siamo accontentati a differenza di qualcuno. Altro che nel no play. Allora, mette. Grazie nei 12 mesi. Devo essere sincero, non ho capito la frecciatina. Grazie nei 12 mesi. Tier 1, mate, nuovo badge sul canale, benvenuto alle cani cane, Manu. Se potessi essere un po' più specifico, forse potrei capirla. Comunque, Among. Allora, ragazzi, questo è il meme. Questi sono i meme che mi fanno ridere, ecco, ragazzi. Questi qua. Ecco qua. Ecco qua. Quando la tua ragazza dice che il tuo cazzo è quello più grosso di tutti i tuoi amici, per un attimo sei contento e poi subito dopo pensi, oh cazzo. Quindi vuol dire che ho visto il cazzo di miei amici. Emergency meeting. Esattamente. Questi sono i meme che mi piacciono. Ed è tutto condiviso da Rumia sul gruppo Cagni di Cane per soli sub. Quindi vorrei un clap per Rumia con la C maiuscola se fosse possibile. Perché qualche volta qualcosa di buono lo fa. Ma qualche volta.